è l'ambiente più decorato di tutto il edificio, proprio perché è il suo cuore, per cui appunto abbiamo tutti questi rimandi a quello che qui si faceva, a partire dal colore. Questo giallo chiaramente rimandava al prodotto birra, quello che qui si produceva, e il grigio chiaramente invece è il colore industriale per eccellenza. E poi che cosa abbiamo? Nella parte centrale questo fiori di luppolo sono molto difficili però da riconoscere, perché lo stile non è lo stile Liberty, è lo stile Jugendstil, per cui è molto più geometrico, molto più stilizzato. Se fosse stato fatto da un architetto italiano avremmo dei bellissimi fiori molto riconoscibili, così come nella parte alta non avremmo dei mascheroni mostruosi, ma avremmo probabilmente dei volti di donna angelicati, no? Che ci sono nella villa, infatti vedrete passando verso la fine. Perché mettere dei mascheroni mostruosi proprio sulla sala cottura? Avevano una valenza, si dice, antropaica, per cui dovevano scacciare il male. Ovviamente questo era il cuore, se qualcosa andava male qua dentro era un disastro, per cui avere questi simboli diciamo un po' antropaici funzionava. La pensilina, vedete, in ferro battuto. Ricordiamoci, siamo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, per cui il ferro battuto è un gran successo, pensate alla Freitag. Anche qui trovate il monogramma, anche qui trovate il segno del luppolo, questo testone giallo appunto sono proprio fiori di luppolo, e al centro vedete invece il tino rovesciato, quello è il simbolo di maschio di Israele. Orecchi, oltre ad essere appunto carti, più alla chiesa, questa figura venisse riconosciuta a livello autoritale per lo stesso presidente della Associazione di Massimo Verrai, per cui il tino rovesciato rappresenta proprio questa figura, che infatti troveremo anche nel vedrete, se fate caso, anche